Uela, buongiorno a tutti, come va? No, mi è venuto in mente una cosa. Nel XX secolo, i lombardi usavano sottolineare la propria lombardaggine mettendo l'articolo davanti al proprio nome di battesimo. Poi sono arrivati quelli della crusca, quella roba là, che con la farina integrale che si mette nel caffè latte alla mattina per colazione per andare al bagno, e hanno cominciato a dire: eh no, è grammaticalmente scorretto mettere l'articolo davanti al nome. E così hanno appiattito tutto, hanno reso tutto uguale. Ma va, chapairat, grammaticalmente scorretto, ma che cosa dici? Guarda che ti metto nel caffè latte alla mattina, eh! Stai attenta, crusca del Menga, insomma. Comunque, vabbè, a parte questo, cioè, per esempio, cioè, uno che si chiama Adriano, non era un Adriano qualsiasi, quello è Adriano, no! Era l'Adriano, quello è l'Adriano, l'Adriano per eccellenza, il sommo Adriano, l'unico, l'immenso Adriano, oppure per gli amici era l'Adri. Non ladri nel senso di uomo che ruba, ma L apostrofo Adri, quello è ladri. Io sono ladri, io sono ladriano. Capito? Oppure al femminile, una che si chiamava Penelope, non era quella è Penelope, una Penelope qualsiasi, una delle tante Penelopi. No, quella era la Penelope, la somma Penelope, l'immensa, l'unica Penelope. Oppure per le amiche, non era quella è Pene, ma quella è la Pene. Quella è la Pene. No. No, 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 ho sbagliato esempio col nome femminile, ho sbagliato. Che cagata. Ho raggiunto l'apice qua, no, chiudo il video. Ciao ciao.